noi speriamo di adesso in queste quattro partite di portare a casa bottino pieno tutti i 12 punti e arrivare più alto possibile. Poi sono le partite giocate dove si può succedere tutto. Sì, sicuramente anche a noi hanno fatto arrabbiare queste partite perse, perché contro Francavilla abbiamo concesso veramente poco. Il gol abbiamo preso da un rimpallo che è accaduto, poi andare a palla su incrocio dei pali, quindi un gol così può succedere, possiamo prendere. Poi la Francavilla ha fatto pochi tiri in porta, quindi partita così sicuramente per noi è stata una partita brutta, che non concedendo nulla abbiamo preso gol. Poi contro Vibonese abbiamo visto che abbiamo fatto un brutto secondo tempo, quindi se fai errori normale che concedi dopo. Beh, io non ci ho pensato nemmeno che palla sbatte sulla traversa, sono andato sulla palla, poi magari con un po' aiuto di vento, con buon calcio che ha fatto, l'ha preso la traversa. Per me non era paura, io sono andato sulla palla, quindi nemmeno dopo ho sentito che l'ha presa la traversa la palla. Io ogni partita cerco di fare il mio massimo, di dare un aiuto alla squadra, di cercare di prendere meno gol. Poi di tutto il campionato abbiamo visto che siamo partiti molto bene, poi siamo un po' calati, abbiamo preso più gol e adesso magari dobbiamo ritrovare quella competenza dietro, di nuovo a non prendere questi gol che abbiamo preso e fare meno errori possibili. E io per rimanere qua sinceramente sarei molto contento, perché ormai sono più anni di tutti e mi trovo bene a Teramo. Poi ci sono anche protezioni della società, anche le mie, che dobbiamo trovare un accordo giusto se dovrei rimanere sempre. Quindi io sarei contento, poi la società se è contenta sulle mie prestazioni come gioco sarei felice.